Buona serata, ben ritrovati con Molise Sport. Ogni giovedì sera, ore 21, replica venerdì pomeriggio alle ore 16. Potete guardarci anche in streaming sul nostro sito www.teleregionemolise.it. Allora, tanti gli argomenti questa sera, dunque non perdiamo tempo, vi presento subito gli ospiti. Accanto a me Lucia Di Costanzo. Grazie. Buonasera. Lucia. Per la prima volta a Molise Sport, pivot della Magnolia Molisana, la Molisana Campobasso, prima in classifica del girone sud della 2. Grazie a Francesco Dell'Ellis, grazie. Buonasera. Grazie Francesco, presidente della Polisportiva Molise, salutiamo tutti gli altri amici del gruppo. E ringrazio l'avvocato Cinzia Calabrese, grazie. Buonasera, Cinzia, grazie. Bentornata. Fa piacere che sei qui, mi dai una mano questa sera per parlare del Campobasso, ma con te si può parlare di tutto, anche di atletica, e poi ti coinvolgerò con l'argomento stadio, perché tra un po' ci collegheremo con l'assessore regionale allo sport Vincenzo Niro. Giovedì scorso abbiamo mandato in onda l'intervista al sindaco di Campobasso Roberto Gravina e poi ci siamo collegati con il presidente regionale della FIGC Piero Di Cristinzi. Stasera ascolteremo l'assessore perché insomma ce lo chiedono in tanti, Cinzia, e quindi è bene dare informazioni sullo stato delle cose, non diciamo dei lavori perché ancora è prematuro, però insomma aggiorniamo sulla vicenda stadio e nazionale Under 21. Tra un po' ci raggiungerà Danilo Alessandro, attaccante del Campobasso, e avremo anche due clip su Danilo. E Francesco, questa sera parte questa nuova rubrica, i fumetti. C'era una volta, Cinzia, fumetti in TV, no? Gulp mi pare che si chiamava, e ho fatto delle... così, dei fumetti su tutti e quattro voi ospiti, anche su Danilo che poi ci raggiungerà. Allora, intanto benvenuta a Molise Sport, Lucia. Grazie. Non è stata, anche se la stagione ovviamente ancora non si conclude, però non è stata una stagione molto fortunata per te, lo diciamo subito, per via di qualche problemino fisico che spero tu stia risolvendo, insomma, facciamo un grosso in bocca al lupo. Crepi, sì, è stata una stagione, diciamo, che non è iniziata proprio bene per questo problema che, diciamo, che ho avuto fisico. Che ti trascini un pochino. Sì, 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 che mi sto un po' trascinando, ci ho avuto comunque un lungo stop, anche se con tutti questi accertamenti che comunque specifici che insomma sto facendo, si è riuscita ad individuare il problema e quindi ieri ho ripreso anche gli allenamenti. Bene, senti Lucia, allora tu sei campana, sì. E volevo che ci ricordassi un attimo ad inizio trasmissione il tuo percorso cestistico, insomma, cestisticamente sei nata lì, a Napoli. Sì, 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 sono nata a Napoli e ho fatto lì un paio d'anni, poi subito a 16 anni sono andata al College Italia a Roma dove ho fatto 2 anni. E poi da lì ho voluto iniziare a fare, diciamo, un'esperienza fuori casa e sono andata, poi ho iniziato un po' a girare l'Italia, sono stata in Sardegna, a Civitanova, poi ho fatto San Giovanni Valdarno, poi sono ritornata in casa e ho giocato a Castellammare di Stabia, poi ho giocato 2 anni fa qui a Campobasso. Sì. Poi sei andata di nuovo, sì, a San Giovanni Valdarno e ora sei tornata. E ora sono ritornata qui, sì, sì. Quindi sei stata qui nella stagione 2017-2018, poi esatto. 18-19 San Giovanni Valdarno, poi 19-20 di nuovo in Magnolia. Contenta di essere tornata qui? Tanto, sì, sì, molto, perché io ho ricevuto subito la chiamata da parte dell'allenatore e mi ha fatto tanto piacere perché l'anno scorso si sono divise le nostre strade, vabbè, un po' la vita degli atleti, insomma, è così. Comunque è una bella realtà qui, quindi sinceramente è difficile da rifiutare, è un bel progetto, persone serie, una buona organizzazione, quindi sono tanto contenta di stare, diciamo, qui. Lo diciamo anche un bel pubblico, dai. Sì, 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 quello è veramente un pubblico quasi da stadio. Quasi da stadio. Sono veramente persone uniche, ci seguono veramente ovunque. Certo.
Poi vedremo anche delle immagini, di solito questo primo giro è più veloce degli altri, poi vedremo delle belle immagini che abbiamo della gara che avete disputato, tu non c'eri sul parquet, eri in panchina contro sì. l'Ariano Irpino, e insomma hanno talmente un po' esasperato i campani questa partita, ben lista, non dovrei dire così, però insomma, e poi hanno subito anche al ritorno la sconfitta da parte vostra, e forse l'ha anche ammesso il coach in un'intervista che ho visto, che avevano caricato troppo eccessivamente anche dal punto di vista emotivo le ragazze per questa sfida contro di voi. Bentornato a Francesco Dalellis, complimenti per quello che fate Francesco, poi vedremo, ho anche degli appunti, insomma ringrazio Roberto, salutiamo tutti gli amici, anche il mitico Tonino Bussone. ovviamente diciamo complimenti anche per la marcia dei misteri che ogni anno organizzate, anche se c'è stato un piccolo spostamento, no, di data nell'ultima edizione, credo. Sì, questo spostamento è confermato anche per quest'anno, perché purtroppo abbiamo nelle 9 edizioni precedenti ci siamo resi conto che la meteorologia non ci dà un grande aiuto a maggio, e poi ci sono ovviamente i problemi delle comunioni, a volte tornate elettorali, insomma maggio si dimostra un mese complicato per noi, sì. per l'organizzazione di questo evento, e quindi con molta più tranquillità abbiamo deciso di spostarlo a settembre a scuole aperte, quindi confidando in una maggiore stabilità del tempo, certo, le giornate sono ancora lunghe e le scuole sono aperte. Che poi settembre di solito ci sono sempre belle giornate con l'alta pressione, quindi magari... È una scommessa a lungo termine. Quest'anno, negli anni passati, abbiamo sofferto molto il mese di maggio, perché ci sono state settimane di piovose, diciamo, tutti i giorni pioveva. Il miracolo avveniva il sabato e la domenica, perché abbiamo organizzato sia di sabato che di domenica, con un'attenuazione dei fenomeni a volte temporaleschi. Mi sembra il colonnello dell'aeronautica, Cinzia, però, stasera. Sì, però... un registro. Grande Francesco. Avere a che fare con i grandi numeri purtroppo ti crea delle ansie. Allora, una manifestazione come quella, che diciamo in fin dei conti coinvolge circa 2000 persone tra certo, partecipanti e accompagnatori, noi diciamo in atletica che il bel tempo è mezza manifestazione. In quel caso è proprio così, cioè una giornata piovosa sarebbe un disastro. No, ma condivido, certo. Comunque dovremmo avere anche qualche immagine di una delle ultime edizioni, poi la faremo vedere. Cinzia, allora, grazie per essere qui. Grazie a te. Tra un po' ci raggiungerà Danilo Alessandro, che è anche un po' il beniamino, diciamo, lui e qualche altro giocatore, sì, anche Pietro e gli altri, senza nulla togliere ovviamente agli altri, perché sono tutti bravissimi ragazzi, certo. Lo abbiamo sempre detto e lo rimarchiamo. Possiamo insomma dire che ora, Cinzia, i sostenitori rossoblu sono più un po' ottimisti sulla possibilità di agguantare anche il primo posto? Io non mi pronuncerei, perché come loro sono abbastanza scaramantica, però c'è da dire che comunque i risultati ci sono stati, di conseguenza diciamo la società si era impegnata e ci sta garantendo veramente non soltanto solidità dal punto di vista economico, ma anche resa sul campo, e quindi voglio dire il plauso è a 360 gradi, perché in gamba sono i ragazzi in campo, ma c'è anche da dire che notevole è stato lo sforzo e l'impegno di mister Cudini e di tutta l'equipe. Credo veramente... insomma che ovviamente la migliore medicina, scherzavo anche con Mimmo Sabatelli, un qualcosa che gli ho mandato su WhatsApp relativo alla farmacia del Tricolle. La migliore medicina sono nello sport le vittorie, e certo, credo che insomma anche qualche tifoso si sia ricreduto con, sì, il mister, no? Sì, sì, sì. Allora diciamo che forse la svolta c'è stata sia a Notaresco sia con la vittoria a Vasto, e lì veramente c'è stato questo, ecco, esatto, il riavvicinamento della squadra, della tifoseria alla squadra, è stato veramente anche dal punto di vista proprio uno spettacolo vedere tutta quella gente che ha accolto il pullman
Milan, i giocatori al rientro, veramente qualcosa di emozionante che resterà nella mente nostra e che cercheremo di trasmettere a chi verrà, perché i ragazzi si sono impegnati tantissimo e hanno meritato quella vittoria, e noi che non siamo potuti andare perché la trasferta era chiusa, abbiamo sofferto dai sofà o comunque da qui da Campobasso, anche i ragazzi che seguono la squadra al nord o comunque fuori città. E poi abbiamo esultato nel vedere quel risultato. E che poi sono stati accolti i giocatori, ce l'avamo anche noi con le nostre telecamere, e insomma abbiamo mostrato al ritorno da Vasto il pullman che è stato accolto, c'erano fumogeni, qualcuno ha lanciato anche qualche bomba durante la mia intervista e si è spaventato anche il ragazzo che stavo intervistando, anche noi, io e il cameraman. Ecco Cinzia, prima di tornare a Lucia di Costanzo, hai nominato Cudini, tra l'altro ho visto anche sui social, stanno circolando in questi giorni foto di Mirko Cudini da giocatore, non so se sei tu molto attenta, no? Allora, sia con i capelli lunghi che meno lunghi addirittura. Allora, il mister credo che abbia grande carisma proprio per questo motivo, perché avendo vissuto anche l'esperienza personalmente, l'esperienza in campo, anche un'esperienza importante. Ecco, esatto, e quindi sa anche come trasferire e come coinvolgere i ragazzi, anche gli under, insomma io vedo che ha un carisma non indifferente, certo. Con tutti con il suo cronometro in mano davanti alla panchina, e poi sempre insomma composto, con moderazione, vero, dobbiamo dire che anche c'è il fair play da parte sua, esatto, quindi ammiriamo anche questo di Cudini. E tra l'altro volevo anche ricordare che ci sono dei gruppi su Facebook, no? Vabbè, intanto c'è il gruppo che fa capo a questa trasmissione, Molise Sport, invito a iscrivervi a questo gruppo, tra l'altro tanti colleghi scrivono sul gruppo, quindi è un gruppo nel quale però a differenza degli altri che parlano soprattutto del Campobasso, è un gruppo dove ci sono notizie di tutte le discipline, e credo che insomma, siano d'accordo anche Lucia, certo, e Francesco, certo, che è bene parlare di tutti gli sport, certo, non solo di calcio, quindi invito a tutti coloro ad iscriversi al gruppo Molise Sport e a postare notizie su tutte le discipline. E poi ricordiamo ci sono altri gruppi, Passione Rosso-Blu Campobasso, che è quella diciamo, che ha più iscritti, più di 2000, poi c'è Pazzi per il Campobasso, Esiliati Rosso-Blu, abbiamo e stanno nascendo altri, sì, è vero, è nato un gruppo proprio da poco, e quindi facciamo i complimenti ai ragazzi e agli amministratori che gestiscono, certo, no, certo, questi... Sì. Io mio cugino, allora lo saluto, Luca Calabrese, che è il presidente. Mi associo, un saluto, esatto, a Luca, sì, un saluto di passione, a Luca. Sì. E che poi, lo fa veramente con grande entusiasmo. No, sono anche molto, diciamo, bravi e professionali in questo settore, sì, dei social e anche dei gruppi, no? Quindi è anche bello. Sì, e poi divulgano e poi danno, certo, la possibilità, questo è importante, mm-hmm, anche ai tifosi rossoblù che vivono nel resto dell'Italia o addirittura all'estero, di seguire la squadra del proprio cuore. Non so se sei d'accordo. Certo, sì. No, allora io dico, per tornare al discorso che facevi tu prima, il Molise è una regione piccola, però ha grandi talenti che vanno coltivati, perché poi è inutile dopo lamentarsi del fatto che i cervelli sono in fuga, ma nel momento in cui li abbiamo qui dobbiamo saper gestire queste risorse preziose, perché è in tutte le discipline, così come dicevi tu. Allora io quando ero più giovane ho praticato l'atletica leggera e ne ho un ricordo bellissimo, e invito tutti le giovani generazioni a scegliere una disciplina, perché lo sport è benessere, lo sport, io lo dico sempre, non serve a nulla poi, perché nel momento in cui si va a favorire la crescita, lo sviluppo degli adipociti, poi è difficile tornare indietro, quindi certo. Noi sappiamo che purtroppo una delle piaghe che affligge il Molise è proprio l'obesità infantile, quindi il discorso va, diciamo, in qualche maniera ben gestito
gestito a monte, anche con l'aiuto e la sinergia delle scuole e delle famiglie soprattutto, perché non serve poi far fare ai ragazzini mille attività, perché alla fine è dispersivo e finiscono anche per odiare sia la scuola che lo sport. Allora sì, magari farli provare, però poi cercare di in qualche maniera favorire anche l'assiduità nel praticare la disciplina scelta, che può essere il basket, può essere l'atletica leggera, certo, può essere il calcio. Io vedo che anche per tornare al discorso della società non è marginale l'impegno che stanno mettendo, perché c'è anche la Juniores che dà grandi risultati, anche la è ben calcio, seguita, no? Quindi, ecco, esatto, certo. Quindi voglio dire, non è vero che in Molise, io quando poche volte cedo all'ira, però nel momento in cui sento quei discorsi così antipatici sul fatto che qui non abbiamo nulla, non è assolutamente vero. Bisogna saper scegliere e bisogna soprattutto avere la capacità di abnegarsi a una disciplina, a uno sport, farla con sacrificio, con rinunce, perché come ogni cosa, se si vogliono raggiungere dei risultati, centrare degli obiettivi, bisogna anche mettere da parte divertimenti vari e concentrarsi poi su quella che è la disciplina scelta. Siete d'accordo su quello che ha detto Cinzia? Sì, anche perché in parte l'ho un po' vissuto anche sulla mia pelle, cioè per seguire questa passione ho dovuto rinunciare a tante cose. Ci credo, lo immagino, diciamo, dai, sì, certo. Sì, sì. E quindi anche tu, Francesco, condividi? Sì, sì, pienamente. Pienamente. Certamente, anche i ragazzi che fanno atletica con voi credo che facciano dei sacrifici, no? Sì, ma magari bisogna, fanno delle rinunce, non bisogna però enfatizzare, alla fine... non bisogna enfatizzare il discorso sacrificio, perché poi in effetti noi curiamo prevalentemente le attività giovanili. Lì c'è una componente ludica che ha, diciamo, che è prevalente rispetto a quella agonistica. Perché guai iniziare con questo pseudo professionismo anche nelle attività giovanili, perché magari si creano, si mette troppa pressione, sì, sì. È come il genitore che pensi ad avere il Maradona in casa, insomma, ecco. Noi abbiamo questo tipo di approccio molto soft. Poi è chiaro che con la crescita, con lo sviluppo, col completamento della crescita, si vanno a individuare delle qualità, delle caratteristiche. Si individua il talento e lì si può fare un discorso un pochino più specialistico. Sì, anche perché intanto chiedo a Luigi di contattare l'assessore Nilo al telefono, anche perché ho delle esperienze personali di amici o parenti che insistevano sui propri figli per la musica, per alcune discipline sportive, i ragazzi hanno tenuto per un po' e dopo hanno cambiato totalmente, diciamo... L'errore che si fa molto spesso, ma inconsapevolmente, nelle famiglie è quello di assecondare totalmente i desideri dei ragazzi, per cui questi ragazzi nell'arco di un anno cambiano 3-4 discipline e quindi questo fatto li disorienta, non li fa affezionare a nessuna in particolare. Certo, quindi senza fare forzature, Francesco, no? Bisogna assolutamente lasciar fare i ragazzi quello che vogliono. Non... Devono soltanto capire che è un impegno che va rispettato, anche per una forma di rispetto per le persone che si dedicano quotidianamente a queste discipline. Cioè, io andare giù al campo scuola a morire di freddo di questi tempi, la sera, prendere vento e tornare sempre raffreddato, e poi il ragazzo viene una volta sola e poi viene dopo 15 giorni, insomma, la cosa un po' ti fa riflettere, dici ma che sto facendo? Se invece il ragazzo viene con una certa costanza, fatti salvi gli impegni di studio che vengono sempre al primo posto, anche da parte dei dirigenti e degli allenatori si approccia in maniera diversa. Certo. Il sacrificio si fa volentieri. Intanto abbiamo completato il parterre, ringrazio Danilo Alessandro, ciao Danilo, grazie, ciao, grazie per essere qui, rompiamo subito il ghiaccio con te, qui si scherza, eh?
ti faccio vedere un fumetto, perché da stasera abbiamo inaugurato la rubrica dei fumetti e te lo faccio vedere subito. Abbiamo fatto uno scherzo, una cosa scherzosa, ma qui siamo tra amici ovviamente. Abbiamo anche due clip su Danilo Alessandro e poi le faremo vedere. Io partirei però con questo. Ti piace Danilo? Allora, mister, cosa potrei regalare a me? Tutto tranne le perline, guarda. Perline del ventricino. Del ventricino. Salutiamo anche chi, insomma, su Primo Piano Molise scrive le perline. Allora, Danilo, qui l'ho detto prima e loro lo sanno, si scherza. Allora, complimenti intanto per quello che state facendo e per quello che stai facendo tu in particolare. Prima che tu venissi, prima che iniziassimo la trasmissione, parlavamo della tua punizione. Quella è stata sì una perlina, una perla dell'incontro. Sì, no. Intanto vi ringrazio per l'invito. No, grazie a te per essere qui. Tornando sulla punizione e tornando al fumetto, cioè, è stata data pure la colpa al portiere, non è stato dato il merito magari alla punizione, però va bene, dai. No, è stata una grande punizione voluta. È un gol voluto, secondo me, proprio in quell'angolino. Sì, l'ho cercato, magari venivo da due punizioni calciate non benissimo, a Matelica e l'altra in casa, quindi diciamo che ci ho messo un po' più di impegno stavolta. 9 reti fino ad ora, Danilo, ma non hai nessuna intenzione di fermarti, ovviamente. No, ma io non sono l'attaccante che cerca il gol, io faccio gol, mando... i miei compagni, o faccio assist e mando al gol i miei compagni, sono felice lo stesso, non sono il classico attaccante d'area di rigore, certo, che vive certo. Per il gol. Abbiamo visto degli assist quasi millimetrici che spesso hai regalato ai tuei compagni di squadra. Sì, l'ho detto, è la stessa gioia che provo sia dal gol che quando mando un mio compagno a rete, quindi non c'è differenza. Certo, ecco Danilo. Prima di tornare un attimo, stasera si parla di basket, di atletica, poi c'è Cinzia che insomma mi darà una mano a parlare del campo basso. Prima di tornare a Lucia, pivot, mi piacerebbe fare una foto assieme dopo con Danilo. due insomma. Da seduti perché sennò No, dai piedi, dai, lei 1,87, giusto? 1,85, vabbè, insomma, è altina, insomma, l'altezza c'è, ma saremo all'altezza anche noi stasera, credo, in questa trasmissione. Anzi, visto che lei è un po' sfortunata, perché ha subito un po' di infortuni, sdrammatizziamo su questo e facciamo vedere ai nostri amici telespettatori il fumetto che invece ho fatto su di te. Leggiamo prima la parte destra, ci scherziamo su perché poi è un dramma quando un atleta insomma non può giocare per un infortunio. Sono sicura che a Molise Sport avrà una certa risonanza. Per favore non parlatemi di risonanze, basta. Sì, infatti ne ho fatte abbastanza. Sei d'accordo su questo fumetto? Francesco, ce n'è anche per te e per Cinzia dopo. Ti piacciono, Danilo, i fumetti che creiamo? Sono cose simpatiche. Tra l'altro ci sono due clip per te, lo abbiamo già annunciato. E una l'ho preparata io e un'altra il nostro grande Luigi con tutti i 9 gol di Danilo Alessandro. Senti, a bruciapelo ti chiedo, e poi torniamo a Lucia, com'è l'umore? Credo ottimo, no? Anche questi allenamenti al vecchio Romagnoli, c'è qualche forma scaramantica? Ma un pochino sì, conoscendo il mister un po' di scaramanzia c'è, però no, a parte gli scherzi c'è entusiasmo, quello che è mancato un po' all'inizio. All'inizio eravamo un po' troppo, cioè non riesco a trovare un termine giusto, però... Bloccati. Sì, bloccati, tanto mentalmente, perché alla fine siamo gli stessi... Più psicologicamente. Sì, era tutta una cosa psicologica, perché i giocatori sono gli stessi, quindi mancava sbloccarsi di testa e questo è successo e infatti si vedono i risultati. Certo. Volevo chiedere una cosa a Cinzia, ma abbiamo l'assessore regionale allo sport in... collegamento telefonico. Giovedì scorso abbiamo ascoltato le dichiarazioni del sindaco Roberto Gravina e poi del presidente regionale della FIGC Piero Di Cristinzi sulla questione stadio e nazionale Under 21, ma interessa anche alla società del Campobasso, insomma, anche per un eventuale ripescaggio. Facciamo gli scongiuri, però valutiamo anche questa possibilità, Danilo, che non si riesca ad agguantare, speriamo di no,
la prima in classifica. Questa sera volevamo ascoltare l'assessore regionale allo sport, che credo sia già in collegamento, Vincenzo Nito. Assessore, mi sente? Buonasera a lei e a tutti i telespettatori, buonasera Sal. Grazie assessore per questo. E agli ospiti in studio ovviamente. Certo, grazie per questo collegamento assessore. Grazie a lei. Insomma, ogni domenica la gente ci chiede, anzi spesso tutti i giorni quando ci vede, ci incontra, a che punto è la questione stadio, e perché come dicevo, non so se ascoltava quello che ho detto, insomma, non solo la Nazionale Under 21, ma si tratta di mettere a posto un impianto che da troppi anni è così fatiscente, e anche di consentire poi un eventuale, speriamo di no, che la squadra vinca sul campo, e ripescaggio per la società rossoblù. Guardi, velocemente le dico una cosa. Quando il presidente Toma ha inteso assegnare la delega a un assessore, la delega dello sport, quindi un assessore a una figura gestionale, aveva già in mente di ridare spazio a quello che è lo sport nella regione Molise. Oggi lei mi sta testimoniando nient'altro che quello che era l'obiettivo del presidente della regione Toma, di dedicare spazio e ridare spazio allo sport molisano. Si va a concretizzare, ma questo l'abbiamo detto già nel corso della sesta giornata regionale dello sport lo scorso anno, che il 2019 sarebbe stato un po' l'anno di svolta dello sport, dell'avvio di una nuova stagione per lo sport regionale. Io ricordo quando è nata l'idea di rimettere in pista un certo tipo di sport regionale, era un sabato con l'inaugurazione del campo delle Civitelle Agnone, se non ricordo male, e in quella circostanza con il presidente Gravina incominciammo a ragionare come, in che termine cercare di dare un ruolo anche e soprattutto al campo, al nuovo Romagnoli. E da lì è partito il discorso della Nazionale Under 21, anche delle altre nazionali che sono state messe in cantiere, perché vedete, dopo che Vlahovic venne a fare il sopralluogo, credo che dovrebbe essere stato che intorno a ottobre del 2019. Sì, l'anno scorso. Quando venne a fare il sopralluogo insieme a un suo collega, in quel momento si incominciò a sentire l'entusiasmo che quello, ovviamente prendendo spunto dalle parole di Vlahovic, che quello stadio era una preziosità per il nostro territorio. Credo che uno simile sia su Benevento, lo stadio del Benevento. Ed è chiaro che pensando di portare la nazionale, benché una partita amichevole, ma pensando di fare un intervento sostanzioso come quello che poi ci hanno segnalato i tecnici della UEFA per omologare fino a, credo, a 14.000 spettatori il campo, necessitava di fare un intervento abbastanza consistente, e questo ovviamente lo segnalava al Comune, perché il Comune è proprietario della struttura, non è la Regione, quindi noi avevamo soltanto messo in piedi il progetto insieme al presidente della FIGCC di Cristinzi di come far ritornare sulla scena nazionale il nostro Molise. E beh, da quel sopralluogo venne fuori che necessitava fare degli interventi. Si è avviata tutta una procedura che il Comune ha iniziato a mettere in piedi con dei fondi che già erano stati assegnati per assegnazione di opere già finanziate. In più c'è questo ulteriore intervento per consentire a questa struttura di essere omologata, ma ciò deve essere vista in un più ampio una più ampia proiezione, perché fare un intervento e rendere agibile per quella fascia di spettatori senza che il campo possa entrare in un circuito nazionale
quindi delle varie nazionali, anche delle partite di qualificazione delle nazionali, in modo credo stabile, che sarebbe, certo, sarebbe, certo, un certo. Investimento, sarebbe un investimento un po' azzardato. L'Under 21 è un punto di partenza, assessore? L'Under 21 è un punto di partenza perché contiamo in autunno, se ci vengono confermate le date, così come siamo stati entusiasti ad ascoltare, a leggere la conferma, a leggere ed ascoltare la conferma da parte della FIGC per il 3 giugno prossimo per la nazionale all'amichevole Under 21, così in quel mese di settembre di quest'anno saremmo altrettanto felici di poter avere la data in modo da ospitare magari la nazionale femminile. Mi pare di aver capito che c'era in campo anche quest'altra opportunità. Certo. È chiaro che questa presenza della nazionale Under 21 del 3 giugno fa parte di un progetto che ci è stato mandato, che viene, diciamo, viene inserito all'interno del programma sport e turismo, perché lo sport trascina non solo la conoscenza, perché andiamo su tutte le TV di livello nazionale e internazionale, ma perché trascina tanta di quella gente che è amante dello sport. E questa cosa, questo progetto, quando ci è stato inviato, se non ricordo male, a inizio di quest'anno ci è stato inviato dalla federazione, questo progetto per noi sarà uno dei punti di partenza indispensabile per ridare slancio alle nostre strutture, in questo caso alla struttura sportiva del nuovo Romagnoli, così anche alle altre strutture, perché abbiamo in previsione anche qualche altra, la nazionale Under. Diciamo. Ma come tempi, assessore, come siamo messi? Guardi, i tempi noi cerchiamo di bruciare al massimo tutto. Se lei pensa che soltanto lunedì il Comune di Campobasso mi ha trasmesso un primo stralcio, soltanto il quadro economico, senza gli allegati. Gli allegati sono arrivati ieri, noi stamattina già ho inviato la nota al capo dipartimento per procedere all'istruttoria della pratica con il criterio dell'urgenza, visto che dobbiamo bruciare i tempi. Noi contiamo, così come il presidente in un incontro venerdì scorso con tra me il sindaco e il presidente, abbiamo detto di dare la massima priorità affinché potessimo recuperare quei fondi necessari, parte o totalmente i fondi necessari che occorrono per poter rendere agibile la struttura e quindi fare del tutto per rispettare i tempi. Poi certo, è chiaro che la parte degli appalti resta in capo al Comune, e lì deve essere bravo il Comune di Campobasso a velocizzare nell'applicazione del codice degli appalti. Sanno ben applicare quali sono le procedure per andare in procedure semplificate e quindi procedere velocemente a realizzare tutti quegli interventi che necessitano per poter goderci, avviare questo momento di concretizzare l'entusiasmo in una realtà, cioè quelli di avere la nazionale Under 21 con credo sia la Romania o la Croazia. Mi sembra l'Ucraina, perfetto. L'Ucraina, che è la prima squadra, insomma, per noi diventa un appuntamento, certo, di partenza, che dopo, dal 1993 mi pare che era la stessa data, se non ricordo male. Qualcuno mi suggeriva ieri sera anni, che era il 3 certo. giugno del 2003, il 3 giugno del 2020, del 2020, dopo 17 anni noi riusciamo a riportare i colori della nazionale nel nostro Campobasso. Speriamo. C'è l'avvocato Cinzia Calabrese con noi. Cinzia, volevi aggiungere qualcosa? Sì, buonasera avvocato. Buonasera assessore. Innanzitutto la ringrazio per l'impegno che la professionalità e l'abnegazione che sta mettendo anche nel realizzare questo progetto. Grazie, il mio dovere. Il mio appello è di continuare su questa linea, di non abbandonarci, perché veramente l'entusiasmo che ruota intorno al mondo dello sport in questo momento è tanto, quindi farlo scemare per magari degli errori o degli scivoloni sarebbe un vero peccato.
e quindi le faccio l'appello veramente di continuare a operare in maniera così impeccabile e di raggiungere e centrare l'obiettivo nel minor tempo possibile e nella maniera più adeguata e più dignitosa per questa città, che veramente ha bisogno, uno sfrenato bisogno di ritornare a mantenere questo entusiasmo così vivo. Grazie ancora, Assessore. Guardi, io ringrazio voi, ma per me è dovere. Non posso dire che visibilmente mi sono arrossito, ma di fatto un po' di emozione dalle parole che lei ha usato nei miei confronti. Grazie veramente di cuore, per me è dovere ridare, così come lo stiamo facendo un po' su tutto il territorio regionale, lo faremo anche in occasione della settima giornata dello sport molisano, che è verrà in studio a parlarne, Assessore. 16 e 17 marzo sarà anche quella una grande opportunità di far conoscere il nostro Molise fuori dai nostri confini. In questo momento concentriamoci su raggiungere questo obiettivo, che mi pare già l'entusiasmo che si sta segnando anche alla partecipazione degli spettatori a seguire la squadra del Campobasso, incomincia notevolmente anche la squadra, a cui vanno i miei apprezzamenti. Del Campobasso Calcio studio l'attaccante Danilo Alessandro, Assessore. Ecco, bravo, innanzitutto complimenti per Danilo, però credo che anche questo loro risultato, questo impegno sarà dovuto a un entusiasmo di carattere generale che ci stiamo mettendo sulla nostra città, sul campo Nuovo Romagnoli. Io credo che è una gioia vedere quel campo pieno di gente, pieno di amanti dello sport, perché da troppo tempo nel nostro Molise non si riusciva a far partire il settore dello sport. Quindi qui un ringraziamento a voi tutti, a tutti i cittadini che vorranno continuare a frequentare lo stadio, un ringraziamento al Presidente Toma che ci ha creduto in questa opportunità di dare proprio la delega dello sport e dell'impiantistica sportiva a un suo rappresentante di giunta, e speriamo di non tradire e non deludere nessuno. Noi ce la metteremo tutte e sono convinto che tutti insieme potremmo far raggiungere ai molisani dopo 17 anni questo sogno di rivedere i colori della nazionale nella nostra terra. Allora, buon lavoro, Assessore, speriamo insomma nelle prossime settimane di poter davvero chiudere con questa questione in senso positivo. Grazie. Grazie a voi e un saluto agli ospiti in studio. Grazie, a tutti grazie. Spettatori. Grazie. Ringraziamo l'assessore Vincenzo Niro, assessore regionale allo sport. Allora, cambiamo un attimo argomento, poi torneremo su questo, però insomma, di buon auspicio queste parole, insomma, si inizia a concretizzare questa ristrutturazione, e credo anche il patron Mario Gesuè e i ragazzi, tutta la società lo meritano, perché Danilo, avere uno stadio che è insomma in queste condizioni non credo faccia piacere neanche a voi che calcate ogni 15 giorni il proprio prato, no? Sì, no. Giocare in casa, magari con uno stadio messo a posto, con tanta gente allo stadio, sono punti che ti portano in un campionato. Certo, è tutta un'altra cosa. Allora, Lucia, ci vediamo qualche immagine della gara, tu eri in panchina, Ariano Irpino, bella struttura, davvero un bel impianto, un bel palazzetto, vediamo un po' le immagini che si riferiscono a questa vittoria, tu hai sofferto non potendo essere sul parquet, che emozioni hanno avuto le ragazze, insomma. No, era stata caricata eccessivamente da parte dei campani questa partita. Sì, è stata caricata abbastanza, ma comunque noi abbiamo fatto un'ottima prestazione. È stata veramente una bellissima partita su un campo non semplice. È bello, è stato tutto molto bello, ripeto, un pubblico spettacolare. Ma quasi un pubblico da stadio addirittura, sì. Sai, molto tifo. E da entrambe le parti. Sì, infatti il palazzetto, nonostante fosse molto grande, era veramente pieno. Io direi vittoria strameritata, a parte il punteggio 70-83, ma avete dominato la gara. Sì, Dai, siamo... Avete...
Sì, abbiamo fatto un'ottima partita, una difesa eccezionale, ma comunque a mio avviso le ragazze, beh, diciamo dai, mi includo anche io, anche se non ho giocato, hanno avuto una grande forza mentale di stare sempre unite, di cercare appunto di raggiungere l'obiettivo e portare a casa la vittoria. Si parlava con l'assessore dell'impianto di Contrada Servapiana, e anche per il basket occorre un palazzetto. Sì, lo diciamo e poi cercheremo di mettere il dito nella piaga anche su questo argomento, perché è difficile poter giocare le gare interne e non fare entrare le persone in A2. Se la squadra andrà in A1 con i dovuti scongiuri, come si fa? Si deve assolutamente fare un altro palazzetto più grande, perché comunque sono tante le persone che ci seguono, sono tante le persone che amano questo sport, che ci supportano. Quindi... Guarda che impianto che abbiamo lì. Sì, sì. Poi volevo coinvolgere anche Francesco che sta facendo dei gesti, non lo so, però insomma è un peccato. Non lo so, sono avvilito. Sei pessimista. Conosco Ariano Irpino perché ha un'ottima pista di atletica. Impianto inaugurato da qualche anno, un impianto di qualità fatto dalla Mondo, che è leader mondiale nella stesura del manto, Mondo che non è riuscita a fare l'impianto a Campobasso perché all'epoca si è preferita la soluzione locale, con i risultati che tutti conosciamo. Ariano Irpino, un paesone tutto sommato, ha un impianto di atletica a 8 corsie da fare invidia a quello di Sernia. Certo, e qui vediamo il palazzetto. Non sapevo di questa realtà del palazzetto dello sport. Guarda che bel colpo d'occhio, cioè è tutta un'altra cosa. Sì. Tanto questo è un impianto, immagino, polifunzionale. Non è detto che uno debba fare soltanto... Ah, sicuramente. Si possono fare tante cose. Certo, condivido. E quindi... Ovviamente con una dimensione giusta, ma qui a Campobasso siamo abituati a vedere le piscine di 24,50 m invece di 25. Sono abbandonati. La piscina di Colle dell'Orso. Ma che fine ha fatto? Ma ragazzi, sono quanti anni? È stato rifatto anche il tetto. Quanti decenni? Ma quella non sarà una vasca da bagno, non sarà mai utilizzabile per l'agonismo. Non sarà nulla. Per l'agonismo, perché manca mezzo metro. Ma non si potrà neanche... non si potranno finire i lavori. Queste immagini... Sì, fanno rabbia. No, condivido. Insomma, tornando un attimo su Lucia Di Costanzo, dicevamo 70-83, poi vedremo anche qualche immagine, ecco il coach che poi ho seguito l'intervista, ha ammesso la superiorità della Magnolia, la Molisana. Ecco, Lucia, volevo dire, poi vedremo anche qualche immagine del palazzetto, del Palavazzieri, insomma è una palestra alla fine, Palavazzieri, è anche un nome un po' così, che se, chi non lo conosce sembra, ma sai, il Palavazzieri e poi... Vai a vedere, sei mai stato Danilo al Palavazzieri? No, non ti fanno entrare perché non c'è posto praticamente la domenica, perché loro hanno un grande seguito. Speriamo che possa accadere anche ampio seguito anche al Campobasso, insomma, nelle prossime settimane. E quindi Lucia è un peccato, come diceva il presidente della Polisportiva Molise. Cosa dici tu? Vabbè, io spero che se dovessimo insomma riuscire ad andare in A1 e quindi salire di categoria, spero davvero che si riesca insomma a creare un altro palazzetto, perché è veramente un peccato avere tante persone che vogliono seguirti, ma fondamentalmente la capienza è poca. Pure al Palasilvapiana non so se si può aumentare la capienza, quindi... ma c'è anche un problema di superficie lì, quindi dobbiamo insomma valutare tutte le possibili soluzioni. Ora sabato di nuovo in casa con Livorno, come state preparando questa gara? Poi parleremo anche un po' delle Final Eight di Coppa Italia di A2, a Moncalieri, in Piemonte. Sì, abbiamo sabato la partita con Livorno, poi abbiamo il weekend di stop e poi si parte per la Coppa Italia. Sabato abbiamo questa partita con Livorno che sinceramente a guardare la classifica sembra diciamo stare abbastanza tranquilli, ma io per me le classifiche sono diciamo abbastanza relative, sono ingannevoli, quindi è sicuramente una partita dove Livorno è a 12 punti, voi siete a 32, però è meglio non pensare a questo perché è Danilo, anche il Campobasso insomma meglio non sottovalutare queste squadre. Concentrati fino all'ultimo secondo.
Sì, anche perché comunque ci hanno messo anche in difficoltà anche squadre di media classifica, anzi abbiamo anche perso qualche partita, quindi sicuramente bisogna stare sempre con la massima concentrazione. Anche se poi Nico Basket, da quando ha vinto qui, poi ha avuto un grosso rendimento, davvero sì. Lucia? Sì, sì, sì. Un grandissimo rendimento. Infatti, se non sbaglio, sono quarte ora loro. Sì, sì, sono al quarto posto, brava, esatto, sì. Sono al quarto posto. Però vogliamo sapere le tue condizioni, dai, stai meglio un po'? Sì, sì, io sono meglio, ieri ho ripreso gli allenamenti. Spero... Ci sarai contro Livorno? Sì, sì, contro Livorno, sì, sì. Anche se non sono al massimo, perché ovviamente sono tanti mesi che sto fuori, però cercherò di dare il massimo contributo. Mai più risonanze, dai, come no, dicevo, no, basta risonanze, basta. Perché veramente ne ho fatte troppo. Cinzia sorride, Cinzia, tu ridi, ti faccio vedere il fumetto che ho preparato. Sì, infatti sono Danilo, Luigi, mandiamo il fumetto che ho preparato, perché ora siete in tre in curva, c'è anche tuo suocero, sì. Quindi... Facciamo vedere cosa ha detto Cinzia al papà di Massimiliano, che mi fa piacere. Ecco qui, vedi? Nella vita occorre sempre lottare, per questo ho sposato un guerriero. Massimiliano Guerriero, Danilo è il cognome di Massimiliano Guerriero, il guerriero che corre. Guerriero che corre. E poi faremo vedere anche il fumetto sul buon Francesco Dell'Ellis, che non sei da solo nella foto, vabbè, c'è un altro mitico personaggio. Posso immaginare. Prima di far vedere, così sentiamo anche un po' di musica, faccio vedere una clip che abbiamo preparato su Danilo, però volevo chiedere a Francesco Dell'Ellis, ti stai annoiando? No. Qui si scherza, Lucia. Sì, 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 infatti aveva timore. Poi sono Lucia, molto perché... simpatici i fumetti. E gli altri ospiti? Anche. Cosa può dire? Però posso avere la soddisfazione di vedere qualche domenica le ragazze allo stadio e qualche sabato i giocatori del Campobasso a vedere la maniera. Allora iniziamo sabato che voi venite da noi. Prima della, okay? Danilo, entriamo nel palazzetto. Prima della fine del campionato possiamo fare questo scambio di ospitalità? Dai, ci tengo. Come no? Perché mi piacerebbe che qualche giocatore andasse a guardare le ragazze della Magnolia e Cinzia, anche con Antonella Palmieri, il presidente della Magnolia, c'erano i giocatori del Campobasso, c'era anche, insomma, anche col CUS abbiamo spinto per questa... iniziative lodevoli, veramente. Esatto, al di là degli scherzi adesso, sì, però è bello. E quando c'è un interscambio, no? Certo, sì, 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 sì. Non posso usare la parola inter con Danilo perché lui è romanista, no. Io sono interista, ahimè, e quindi solo, nonostante Conte e Barotta, sempre delusioni abbiamo qui, Danilo, quindi occorre soffrire. A chi lo dici? Prima di far vedere la clip, da quanti anni Francesco Dell'Ellis è presidente della Polisportiva Molise? 26. 26. Non sei più un giovanotto. E allora facciamo vedere il fumetto adesso perché riguarda proprio la nostra età. Mi ci metto anch'io che sono, diciamo... Siamo vicini. Non sono più tanto giovanissimo, dai. Però Danilo e Lucia non conoscono Tonino Bussone, ovviamente. No, ecco qui, le nuove leve della Polisportiva e Tonino commenta, insomma. Salutiamo Tonino. Chissà un giorno di vederlo qui, non viene. No, viene. Verrebbe, ha detto poco, ma si parla male, ha detto in dialetto. Poi... Vuol dire, è da tenere un po' a freno, insomma. Esatto. Perché è un po' una, diciamo, è un po' esuberante. È un po' esuberante. Però è la nostra, è la nostra anima. È la vostra anima. Senti, Francesco, Franco, Francesco, poi noi ci chiamiamo Francesco, ma ci chiamano Franco, Cinzia, non so perché, meno male che quando mi scrive Danilo mi chiama Francesco, vabbè, e quindi prima di vedere la clip, spero che vi piaccia, spero che piaccia anche a Danilo, volevo chiederti, a parte la marcia dei misteri, ecco, ci sono tantissime altre cose, intanto salutiamo anche Ilaria Novelli che ha avuto questo grande risultato l'anno scorso, no? Lo ricordiamo. Incredibile, cioè nella maratona di New York, che voglio dire è la manifestazione più famosa al mondo in ambito atletico, e si è classificata prima tra le italiane, quindi un risultato prestigioso, non ce l'aspettavamo, ci ha sorpreso tutti. A lei va tutto il nostro riconoscimento, perché è un risultato che ci dà lustro. Insomma. Certo, senti Francesco, ma leggevo qui, è vero, la Polisportiva Molise, unica società rimasta in regione a organizzare meeting su pista?
Sì, c'è una tendenza in atto a spostare l'attività prevalente su strada. Si organizzano queste corse, come le organizziamo anche noi d'altra parte. Si sta abbandonando la pista. Beh, non è una bella cosa. Non è una bella cosa. L'atletica ha virato fortemente sul settore amatoriale, per cui i numeri che rappresenta il settore amatoriale sono diventati significativi in ambito federale. E ovviamente gli amatori prediligono la corsa su strada, comunque le corse di lunga distanza. L'attività su pista è diventata appannaggio, parlo della nostra realtà, delle categorie più giovanili. E quindi, diciamo, seguendo questa tendenza a livello nazionale, anche le società molisane, che non sono tantissime, si sono un po' allontanate dal discorso pista e noi siamo rimasti tra i pochi che organizzano eventi sulla pista. Beh, che poi citiamo il Memorial De Castro. C'è il De Castro. E anche, insomma, c'è una manifestazione di fine stagione su pista. C'è, no? Una manifestazione a chiusura di stagione. E poi sono giunti rispettivamente 37esima e 18esima addirittura. È una manifestazione che in pratica raggiunge il più alto numero di iscritti. Certo. Sono circa 300 gli iscritti a questo evento. E, malgrado sia compimento a fine stagione agonistica. E quindi noi già da qualche anno ci preoccupiamo di questi due eventi, di questa organizzazione. Il De Castro è una gara storica con la quale ricordiamo un nostro atleta, certo, dirigente, che ci ha lasciato. Quasi 40 edizioni, 37 anni. Dai, veramente sì. Complimenti. Sì. Complimenti. Sì. E quindi, purtroppo in atletica ci sono molti memorial, però voglio dire, questo è... Fa parte della vita, dai. Sì, certo. Insomma, e poi vabbè, poi c'è la corsa su strada, che in passato aveva la doppia valenza agonistica e amatoriale, e, diciamo, dilettantistica. Adesso, per una questione di praticità, abbiamo escluso quella agonistica e abbiamo concentrato tutto su un'unica manifestazione che, diciamo, che riguarda la popolazione in genere. Certo. Ok, allora torneremo tra poco con Francesco e Lucia. Vediamo questa clip, Danilo, spero ti piaccia. Tu sei tifoso della Roma, a parte che sei, insomma, nato a Roma, e quindi ho voluto creare un mix tra le belle foto, gli scatti. Ringrazio l'ufficio stampa del Campobasso per questi scatti, i bellissimi scatti che organizza l'ufficio stampa del Campobasso, un mix e, diciamo, la tua passione per la Roma, squadra Roma, che non sta avendo un buon momento, non si capisce questo passaggio di proprietà, speriamo che possa poi, insomma, fare le cose per bene, il nuovo patron della Roma al posto di Pallotta. Come la vedi? Speriamo, ma la vedo dura. La vedi un po' dura, Peccato, perché Fonseca era partito con grande entusiasmo e ora sta avendo risultati poco edificanti, ma sai, nel calcio ci può stare. Soprattutto quando c'è stato l'infortunio è andato tutto male, poi. Una persona non fa una squadra, però, no, però. In quel caso. E allora, vediamo questa clip, poi Cinzia, ripercorriamo un po' anche la carriera di Danilo, anche se è ancora giovane. Mica tanto. No, dai, sei ancora giovane, dai. Sei esperto, però. Diciamo esperto, dai. Molti mi dicono, ecco, prima di vedere questa clip, poi ne vedremo un'altra che ha preparato il buon Luigi Putalivo su tutti i tuoi gol. Molti mi chiedono, Cinzia, ma che ci fa Danilo in questa categoria? E io dico, è in questa categoria per portare il Campobasso nella categoria superiore, giusto? Quindi... Vabbè, vediamo questa clip, gli scatti più belli su Danilo Alessandro. Yeah.
anche se non ci conosciamo, dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani, dimmi cos'è, cos'è che batte forte, forte, forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e ci parla d'amore. Omaggio di Scatti e musicale a Danilo Alessandro, ti è piaciuta? Molto. Senti, ma Cinzia, qui stiamo parlando di un calciatore che ha calcato campi di Serie C, di Serie B, carriera importante. Bene, bene. Quando ero giovane. Eh? Quando ero giovane. No, dai, Cinzia, che diciamo di Danilo Alessandro? Allora, è una persona impeccabile, io dico parto prima da lì. Perché è un professionista. Ecco, esatto, prima di essere calciatore io ho avuto modo di, anche nel momento della contestazione, tu ti ricorderai, lui era lì e ci ha messo la faccia, noi stavamo al di là del cancello e in un momento molto difficile e, ripeto, è una persona impeccabile perché ha mantenuto la concentrazione e la lucidità sia in quel momento così particolare. Adesso per tornare insomma alla partita di domenica, la punizione è stata un gioiello, una chicca, ma anche il rigore, perché considerato quello che sta succedendo, quello che è successo quest'anno, allora dopo il vantaggio ed il gol di Leo Brenci, poi quel rigore, una grandissima responsabilità, e poi da lì, considerato, ripeto, tutto quello, i risultati, tra virgolette, particolari che, ai quali abbiamo dovuto assistere, insomma, calciare poi quella punizione e segnare anche il tuo secondo e la terza rete che ha portato alla vittoria, al Campobasso, che dire di più.
veramente i complimenti sono pochi, voglio dire, poi riuscire a riportare quell'entusiasmo non è facile, adesso avrei avuto modo di constatarlo in prima persona, che piazza difficile è Campobasso, però poi nel momento in cui la tifoseria si rende conto del vostro valore, dell'impegno, il valore è indiscusso, l'impegno in campo e anche la gestione dei rapporti tra di voi, veramente poi danno l'anima anche i ragazzi, l'hai visto, cioè sì. La tifoseria sta cercando, ora per non fare sempre lo stesso discorso, però comunque loro fanno rinunce, sacrifici, però poi cantano a squarciagola per darvi il massimo, cerco e di... voi rispondete in maniera... Danilo, cerco di sintetizzare quello che ha detto Cinzia. Allora, sì. Si può passare da 300-400 persone che fanno, tra virgolette, casino ai cancelli, quando le cose non vanno bene, a 2005, ma credo si possa arrivare anche a 3-4.000 spettatori, giusto Cinzia? Sì, sì. Sull'onda sì, dell'entusiasmo. Certo, che certo. Tu hai calcato insomma campi importanti, sei stato in società importanti, lo ricordiamo, in C1 Cesena, di Voghera, Grosseto in Serie B, Taranto, Voghera, Real Vicenza, Casertana in C, Pro Piacenza, Virtus Francavilla, Cesena. Che idea ti sei fatto di questo ambiente, Danilo? Ma intanto tornando al discorso magari della contestazione e tutto, cioè io come i miei compagni ci abbiamo messo la faccia perché cioè, capisco una piazza esigente così, poi vengono, ma mi ci metto anch'io, veniamo da magari da tanti anni di delusione, quindi noi non siamo partiti benissimo, io sono del parere che cioè, se il tifoso paga è libero di contestare, di fischiare quando e come vuole. Cioè, sempre nel rispetto della persona, perché poi cioè io la cosa che mi preme di più è quello che cerco di insegnare sempre ai miei figli, che il calciatore passa ma l'uomo resta, quindi io mi sono messo nei panni del tifoso e anche quel giorno quando sono uscito lì a parlare con i tifosi è per questo motivo, quindi c'è un po' di no, pressione, perché le pressioni... Cioè le pressioni secondo me ce l'ha un padre di famiglia che porta 1.000 euro a casa per mantenere il coso. Noi pressioni non... Cioè abbiamo la responsabilità di una città, le pressioni sono altre. Quindi abbiamo la responsabilità, però se uno non voleva responsabilità non veniva a Campobasso, ma andava a una piazza dove c'erano 100 persone, era tranquillo. Quindi dobbiamo continuare come stiamo facendo e non lo dico per scaramanzia, però... Dobbiamo continuare così. Francesco, non so se hai notato questo passaggio, no? Tu hai detto una cosa molto importante. Tra l'altro hai 32 anni, no? E quindi... 31. Eh? 31. 31, vabbè, 88. Ancora 2020. 31, dai, diamo. Però... Agosto 32. Facciamo ancora... Ci tiene a precisare. Ho fatto anch'io i capelli gialli perché ho visto qualche capello bianco, quindi ho detto faccio tutti gialli. Ma io lo so perché hai fatto quei capelli, perché insomma, visto che dai l'anima in campo, negli ultimi minuti sei a corto di ossigeno e ti sei ossigenato un po' per... mettiamola così, no? No, scherzi a parte, Francesco, lui ha detto ti porta 1.000 euro a casa, insomma, ha pressioni, è il padre di famiglia, no? È andato anche, è stato di manica larga perché c'è gente che neanche 1.000 euro al mese riesce a portare a casa. Lui invece, da quello che ho capito, insomma, hai avuto la fortuna di fare un lavoro che ti piace, giusto? E stai avendo anche delle belle soddisfazioni, sei stato tra i professionisti. Auguro a Danilo di tornarci proprio con la casacca rosso-blu, quindi non so, ho notato questa anche maturità. Io ho apprezzato molto questo passaggio, esatto, perché nell'ambito calcistico io ho massimo rispetto di tutte le discipline sportive, però il calcio, sono stato sempre un pochino diffidente nei riguardi del mondo del calcio, perché è un mondo dove, vabbè, si usa questa locuzione comune, girano tanti soldi, non è forse il caso del Campobasso. Beh, le cose stanno però, cambiando e però poi a certi livelli. Il calcio, le squadre di calcio diventano vettori delle aspettative dei proprietari, cioè quando si vuole fare uno stadio si diventa presidente, quando si vuole un appalto in un certo contesto si fa il presidente, magari non si ha la passione per il calcio, però si usa il calcio per... Poi se le cose vanno bene su tutti e due i versanti va bene lo stesso. Il passaggio che hai fatto ti fa molto onore,
perché quando si vedono queste interviste dei calciatori, tutti tristi, si vede che sono, subiscono una pressione spaventosa, non sono mai liberi, le parole sono sempre misurate. Io penso che facciano anche dei corsi per potersi esprimere in una certa maniera in televisione, e si parla solo di sacrifici, dei sacrifici, di rinunce. Sentir dire queste cose, sì. I veri sacrifici sono altri. Sì, no, volevo prima di tornare, Lucia, sei d'accordo su quello che stiamo dicendo? Sì, non so sì. se, insomma, non so che rapporto hai tu col mondo del calcio, perché ovviamente il basket è un'altra cosa, però... Non lo seguo tanto, però sì, sono d'accordo. No, mi è piaciuto anche quando ha detto che comunque il calciatore passa, ma la persona resta. Cioè... Sono d'accordo. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, io mi permetto di intromettermi, però questa realtà è molto particolare ed è molto positiva. Ma stai parlando del campo basso? Ah, sì. Perché, pensavo che parlassi della realtà della Serie D, perché è un campionato complicatissimo. Guarda. No, io volevo fare i complimenti a loro, sì. alla società e a tutti i calciatori, perché anche gli under... dimostrano una maturità L'abbiamo detto spesso, non è da poco, quindi certo, voglio dire, cioè, vuol dire che a monte sono ben seguiti, nel senso che il mister ha un carisma particolare e che merita, perché altrimenti sarebbe facile perdersi, smarrirsi e non avere quella... non riuscire a raggiungere quella compattezza, quell'unità che invece è fondamentale anche per poter centrare poi gli obiettivi, perché è facile, tra virgolette, ottenere la persona, il calciatore unico che però se è solo in campo, tu mi insegni, può far poco. Quindi il merito della società e della squadra è che c'è chi a monte li segue in maniera impeccabile e loro in campo con gli allenamenti, ripeto, la concentrazione e la lucidità, riescono anche a dare il massimo, certo. E poi ci regalano questi grandi risultati. Volevo aggiungere solo una cosa, non so se Danilo è d'accordo. Ho notato due cose. Allora, la prima è che lui prima ha detto anche, magari ecco, sono un po' un attaccante atipico, nel senso che spesso faccio gli assist, e quindi ha anche diciamo, analizzato il suo ruolo e le sue prestazioni in un certo modo. Tant'è vero che, ecco, voglio dire, il buon Pietro Cogliati, che da qualche settimana si è fermato per quanto riguarda il gol, ma fa degli assist ottimi, no? Anche se non segna, quindi è il discorso che faceva Danilo prima. Poi certo. Un'altra cosa che mi è piaciuta, che mi ricollego anche a quello che dicevi tu, Cinzia, anche Francesco, che ci sono dei calciatori che dicono sempre le stesse cose, no? Anche in Serie A. Sembra una registrazione, ogni partita sembra una registrazione. Non è così per molti di loro, anche per gli under, era Zammarchi qui presente l'altra volta, e molti hanno notato la sua maturità, un ragazzo del 2000. Serietà, no? Quindi, è vero. Però ecco, Danilo, scherzi a parte adesso, come hai esordito domenica in sala stampa, mi piace la schiettezza, capito? E allora... Che è stata tagliata poi, perché poi tutto il video è stato... è rimasta qui quella cosa. mi è piaciuta la schiettezza, capito? E loro non dicono sempre delle frasi... non lo so, non è un modo stereotipato di... non so se ho reso... Ma pure Leonardo Brenci, che ha confessato la gioia di aver fatto, di essere riuscito a fare il gol e poi di aver fatto tutto ha il campo. Ha detto, volevo andare verso la curva. No, ha fatto sette esultanze in una. Allora, ancora lo prendiamo in giro. Dici, Danilo, se abbiamo detto delle fesserie. Fino no, a no. Anzi. Se dovessi fare il percorso un po'... indietro, no? Visto anche quello che è successo all'inizio stagione, torneresti a Campobasso? È una piazza particolare questa. Sì, tornerei perché, cioè, non so, magari la gente non lo sa, ma io sarei potuto andare a Palermo. Dovevo aspettare 10 giorni e... Ad inizio stagione? Sì, ad inizio stagione. E quando mi ha chiamato il presidente e mi sono incontrato... Cioè, la riunione è durata 5 minuti, poi ho preso e ho firmato perché... Mi ha impressionato la serietà del presidente. Per presidente parli del patron? Sì, sì. Mario Giosuè. Sì. Ma che persona? Diciamo, è stato anche qui a Molise Sport ospite. Volevo un tuo giudizio su Mario Giosuè. No, eccezionale. Io un presidente... Magari possono sembrare frasi fatte, però...
Ne ho avuti due presidenti così. Uno era, quando stavo al Pro Piacenza, era come un padre. E Giosuè magari è un po' un fratello maggiore. Anche nel momento in cui venivamo contestati, mi ci sentivo spesso. Per quello dico ai tifosi di tenersi stretti questa proprietà, perché non è, cioè, sono persone umili, serie, che vogliono fare calcio qua a Campobasso. E poi c'è un'organizzazione, Cinzia, lasciamelo dire, neanche da Serie B, da Serie A credo, dal vero, sito. Guarda, davvero, è vero. Magari Francesco e Lucia non sono a conoscenza di molti aspetti, ma c'è una professionalità che spaventa in senso positivo, ovviamente. Sottoscrivo, lo stesso si può dire della Magnolia. Sì. E con la stessa passione che loro da anni, dicevi da tanti anni il presidente Francesco della Polisportiva, no? Sì. Quindi la mia società ha quasi 60 anni. Certo, ma se non c'è la passione, ragazzi, io credo che non si possa fare nulla, no? Lo stesso vale per me, che lo faccio per passione, no? Quindi insomma, credo che su questo possiamo essere d'accordo. No. Stiamo vedendo intanto, Danilo, delle immagini. Prima di farti vedere poi la clip che ha preparato Luigi Putalivo, volevo far vedere a Danilo qualche immagine del tifo da stadio del Palavazzeri, Lucia, perché davvero c'è stato un po' di timore sul 2-0, Danilo. No, timore no, magari però di qualche pensiero poter avere ancora queste rimonte da parte degli avversari. Sì. Ecco la punizione, guarda, bellissima. Bellissima, non c'è arrivato il giovane, anche lui un under, il portiere del Porto Sant'Elpidio. Ragazzi, io Danilo, non so se tu sei d'accordo, ma io l'ho detto in conferenza stampa domenica. Il numero 9, il numero 10, il numero 11 del Porto Sant'Elpidio in tre fino ad ora avevano fatto 32 reti, qui non sono andati a segno, quindi anche il reparto difensivo, cioè il Porto Sant'Elpidio, uno può pensare Porto Sant'Elpidio, magari Campobasso, chi vive di ricordi in questa città è ancora abituato al Campobasso della Serie B, ma dobbiamo lasciar perdere, ecco. La storia è importante, ma lasciamo perdere quei momenti, altrimenti non si va più avanti. Guardiamo. E non si può vivere di ricordi. E però, ecco, voglio dire, avete fatto una partita ottima, un 3-0 contro una squadra ben messa in campo che aveva realizzato tanti gol fino a quel momento, no? Quindi sì, non mancavamo. Era certo il Cattolica oppure no, il Tolentino. L'ho detto anche in sala stampa, loro è una delle squadre che mi ha impressionato di più come a livello di gioco, perché esatto. È una poi squadra che gioca a calcio. Sono stati molto bravi all'inizio, un buon centrocampo. Sì, all'inizio infatti sono partiti benissimo loro. Quindi sei d'accordo su questo? Sì. No? Quindi allora, prima di vedere questa clip che ha realizzato Luigi, Lucia, facciamo vedere un po' a Danilo qualche immagine del Palavazzeri, perché anche loro, Danilo, hanno un tifo da stadio, tanti ragazzi che seguono la Magnolia. Ce la fate quest'anno? Incrociamo le dita per la 1? Dai. Non lo voglio dire, però anche il giornalista Guido Bagatta, che ha fatto il collegamento con noi qualche giovedì fa, qualche settimana fa. Abbiamo tutte le carte in regola per poter salire di categoria, questo sicuramente. Tra l'altro me lo ha ribadito su WhatsApp qualche settimana fa, che insomma auspicava per Campobasso Sportiva. Vedi, Danilo, che bel colpo d'occhio anche qui. No, sì. E poi il bandierone ad inizio. Bellissimo, bello. Bellissimo. Senti, ma vogliamo dire Dariano l'hanno portato. Esatto, esatto. No, io volevo con te un attimo dire qualcosa delle Final Eight, perché è un appuntamento importante. Ragazze, se Mimmo è molto scaramantico, però se riuscirete a vincere questa coppa, mi dovete portare la coppa qui in studio. Va bene? Ok, promesso. È una promessa. Okay. Lucia, mi raccomando, tu sei di parola, come lo è anche Danilo, quindi la coppa negli studi, la Coppa Italia. Sì. Moncalieri, lo diciamo, insomma, è un appuntamento importante, dai. Sì, noi abbiamo il primo turno con Carugate. Sono quattro formazioni del raggruppamento sud e quattro del raggruppamento nord. Sì. E, vabbè, sono scontri diretti, quindi sicuramente bisogna entrare subito pronti dalla prima partita, perché sono comunque partite secche. Dal 6 all'8, lo ricordiamo, di marzo, 6-8 il Pala, marzo, il Pala Einaudi diventa un po' il centro del basket femminile, sì, per questa Coppa Italia, per queste Final Eight.
Posso chiederti qual è la squadra magari di queste otto che parte la, di queste altre sette che ti fa più timore? Sinceramente io le squadre del girone nord non sono, cioè non le conosco abbastanza. Certo, anche perché non siete in quel girone. Sì, poi non ho mai giocato al nord, quindi comunque non conosco bene le squadre. Sicuramente Moncalieri è una, diciamo, più gettonata per... Vabbè, giocano anche in casa. Giocano anche in casa, anche se non è sempre detto, perché... Abbiamo insomma l'esempio dell'anno visto scorso. Che è successo poi. Sì, l'anno scorso qui a Campobasso non è andata proprio bene. Quindi non è sempre detto che giocare in casa è un punto di forza. Però Moncalieri è comunque una squadra, una delle più competitive. Beh, insomma, dai, però non dico che partite già col vantaggio, chissà che, però dai. Ve la giocherete? Sì, dai. Sì, sicuramente. Cioè, è un obiettivo della società, abbiamo niente no? meno dalle altre squadre, cioè. Sì. Poi c'è anche la possibilità di seguire le partite in TV e quindi sì, dai, sì. Anche la finale andrà su un canale della piattaforma sì. Sky, quindi davvero insomma è un... Sempre se che non ci seguono fino a Moncalieri, perché qui tutto è possibile. Beh dai, avrete anche un bel seguito, sono convinto, qualcuno verrà, dai. Sì, anche io lo penso. No, dai, speriamo bene, quindi è importante anche questo appuntamento, credo che anche gli altri ospiti possano associarsi per questo in bocca al lupo per queste Final Eight di Coppa Italia. E allora, prima di vedere questa clip, Francesco, volevo con te un attimino tornare sulla polisportiva. Abbiamo nominato Ilaria Novelli, però ci sono anche altri atleti, insomma, che di spessore nella vostra società, sì, di atleti. Abbiamo un bel vivaio che parte dagli esordienti, cioè bimbi fino a 9 anni, vengono seguite da un istruttore qualificato, Andrea Di Giacomo. E, da questo vivaio attingiamo a piene mani, perché sono cambiati un po' i tempi di risposta dell'atletica. Prima l'atletica si praticava a cominciare dai 14 anni, dai 13 anni, ai tempi miei, non prima di quell'età, si diventava atleti, sia pure nelle categorie diciamo non agonistiche. Adesso, rincorrendo anche altre discipline, siamo arrivati a far fare attività sportiva, prevalentemente ludica, e i bimbi e le bimbe di 6-7 anni. E quindi da questo presupposto sono venuti fuori... Intanto stiamo vedendo qualche edizione della Marcia dei Misteri. Tanti risultati. E quest'anno, parlo dell'annata appena conclusa, il 2019, abbiamo avuto dei riscontri più che positivi, che si sostanziano in nuovi 9 record regionali. Alcuni di questi record resistevano da oltre 20 anni. Questo dà l'esatta misura diciamo dell'impegno e della qualità del movimento. Ci sono ragazzi sui quali nutriamo serie, diciamo, valide aspettative. Cito qualche nome, anche se per mia abitudine non vorrei enfatizzare. Vedo che sei sofferente citare i nomi. Questi giovani atleti, perché poi potrebbero anche montarsi la testa, ma ad ogni modo. Corriamo il rischio, dai. Corriamo questo rischio. Valerio Tagliaferri, che dopo oltre 20 anni ha migliorato il record nel salto in lungo con 4,50 m. Parliamo di categorie esordienti. Però è anche giusto citarli, dai, se fanno bei risultati. Poi c'è Joshua Camino, che ha fatto incetta di record nei 60 metri, nei 200, nel salto in lungo e nel tetratlon. Tra l'altro, nella categoria tetratlon ha vinto un trofeo CONI nazionale, quindi il risultato primo. Poi abbiamo Daria Tucci, che ha migliorato più volte il suo record nei 1200 siepi, e poi abbiamo dei risultati nelle categorie dei più grandicelli, diciamo di assoluto rilievo: Bruno Dalla Torre, migliore prestazione nei 150 metri, primato regionale,
Dimitri Di Muzio nei 200 ostacoli e nei 400 ostacoli e Pasquale Palange nei 400 piani allievi con 50 e 61 tra i più bravi che ci sono in Italia. Poi abbiamo una saltatrice, Chiara Barone, nella categoria quest'anno junior, è un ottimo 5,14 nel salto in lungo, nel triplo, oltre i 10 metri. Quest'anno si è migliorata già perché abbiamo iniziato alla grande questo 2020 con l'attività indoor. Bene. Ecco, a proposito di impianti, Ancona, che non è certo campo basso ovviamente, Ancona nel corso degli anni ha puntato su un impianto indoor, un semplice capannone, uno pensa all'indoor pensando chissà che cosa, un semplice capannone molto ampio dove è stato montato un impianto, tra l'altro retrattile, per cui questa superficie una volta finita l'indoor si può utilizzare per altre discipline. Ci vuole poco, potrebbe essere un'idea. Eh sì, ci vuole poco. Dai. Allora, attraverso questo impianto, io ho partecipato a due manifestazioni quest'anno accompagnando i ragazzi, ci sono state presenze di oltre 1500 atleti al giorno. Beh. Atleti provenienti da tutta Italia. Quindi c'è un indotto, quando si parla di sport, turismo, c'è un indotto notevolissimo. Allora, in una regione come questa, dove l'agricoltura arranca, l'industria è latitante, il commercio si va a confrontare con l'internet e tutte le conseguenze di questo mondo, magari lo sport potrebbe essere un volano per far girare in maniera diversa l'economia. Certo. E quindi noi ne abbiamo avuto un'avvisaglia anni fa quando organizzammo il Criterium Nazionale Cadetti. Ricordo. 3.000 partecipanti, praticamente abbiamo saturato la capacità ricettiva di tutta la regione, partendo da Termoli per arrivare a Venafro. Complimenti. Quindi uno sforzo, grazie anche alla regione, il sostegno della regione, uno sforzo enorme, però un apprezzamento globale e con dei ritorni molto significativi dal punto di vista turistico. Certo. Come la tappina al Tibia. Sicuramente, ecco, peccato. È stato un peccato, no, peccato, dai, non nominiamo queste cose, mi viene il magone. Così, mi viene il magone. Poi non riesco più a parlare, Cinzia, devo condurre ancora per qualche causa. No, dai, per piacere. Senti, io devo liberare Lucia Di Costanzo. La chiave delle manette ce l'hai tu? Senti Lucia, allora, poi vediamo la clip su Danilo. Allora, facciamo l'appello innanzitutto ai calciatori del campo basso. Io insisto su questo. Qualche partita, ragazzi, l'andate a vedere al Palavazzieri. Vi occorre il navigatore oppure lo trovate? Lo sapete prima, così vi riserviamo dei posti. Allora, facciamo l'appello intanto per sabato, ore 18:30 contro Livorno. Sì. 12 punti Livorno, l'abbiamo detto prima, 32 la Magnolia, però i ragazzi vi vogliono in campo determinate sin dall'inizio senza sottovalutare l'avversario. Sì, Lucia. Come ho detto prima. C'è una partita da non sottovalutare, perché queste squadre spesso ci hanno messo in difficoltà, quindi bisogna entrare concentrate. Poi dopo Livorno vi concentrate sulle finaletti di Coppa Italia, esatto. Però c'è sabato questo appuntamento, anche perché so che Mimmo non vuole cali di tensione, quindi... Sì, quello, di solito queste partite contro di noi non hanno nulla da perdere, quindi certo, ci provano poi si sempre. Esaltano con il vostro pubblico, capito? Quindi tu sarai sul parquet? Sì. E allora ci vediamo dopo domani, sabato 18:30, okay. Anche gli altri ospiti fanno un grosso in bocca al lupo a Lucia, sia per grazie. Le tue insomma, condizioni fisiche, non tanto fortunata quest'anno, in questa stagione, speriamo questi mesi di riuscire bene, insomma, grazie a per fare... essere stata con noi, grazie, allora, grazie a voi dell'invito. Si attendi un attimo, ci vediamo la clip. Okay. Del campo basso e poi torniamo in studio con Danilo, Cinzia e Francesco per la parte finale di Molise Sport. Oi oi oi, che trombada! Ah, sì!
Allora, c'era anche Cinzia lì, però non sono riuscito a focalizzare. Bella anche questa clip, Danilo, abbiamo visto anche a Rallenti, grazie a Luigi Putarivo per questa clip, abbiamo visto a Rallenti. E durante la clip, poi lo posterò su Facebook, Danilo ha firmato il pallone a Francesco, un piccolo tifoso, però è juventino, Danilo. Dobbiamo far cambiare squadra. Dobbiamo far cambiare squadra. Dai. Però l'importante è che tifi campo basso, sì. Perché insomma, questo è l'importante. Insomma, allora, chiudiamo con tre ospiti in quest'ultima parte di Molise Sport. Cinzia, cosa auspicano i sostenitori rosso-blu? Mancano insomma ancora tante partite, 10, giusto? Quindi sì, sono 10. 30 punti in palio. La vediamo un attimo la classifica, se Luigi ce la mostra, la classifica del girone F della Serie D. Così ecco, spero che ti possa un po', Francesco, appassionare anche tu al campo basso prossimamente con questa società che sta facendo le cose bene. Allora, meno 6 Danilo dalla Vetta e meno 3 dal Matelica, che però mi spaventa più del San Nicolò, più del Notarisco, sei d'accordo? Sì. Cioè spaventa tra virgolette, è chiaro che non dovete avere paura di nessuno. Sono abituati sempre a stare, hanno sempre fatto un campionato da vertice, quindi... Anche se ogni anno stanno sempre lì e non riescono a salire, però sono abituati a stare lì sopra. San Nicolò un po' meno, però come ho detto in sala stampa, noi dobbiamo pensare solo a noi e soprattutto partita per partita, perché se iniziamo a contare le partite, dobbiamo pensare a vincere domenica, dopo domenica, e poi vediamo, sì, se si dobbiamo fanno fare calcoli... più punti possibile, non dobbiamo più guardare la classifica. Certo. Che gara ti aspetti a Monte Giorgio, Danilo? Possiamo staccare un attimo anche sulla classifica, lo ricordiamo tra l'altro, Cinzia, c'è il derby Olimpia Agnonese Vasto Girardi, quindi in bocca al lupo ad entrambe, complimenti a tutte e due queste squadre molisane che stanno facendo un bel campionato, quindi fanno onore a questa piccola regione. Scusami, ti ho interrotto, Danilo. Stavi dicendo, che gara ti aspetti a Monte Giorgio? Una squadra che ha fatto un brutto scherzetto al campo basso all'andata qui. Sì, sì. Ma mi hanno detto, io l'anno scorso non ci ho giocato su quel campo perché giocavano sul sintetico. Un campo non bellissimo dove di certo non si gioca a calcio come siamo abituati noi in casa. Quindi potresti avere qualche difficoltà su questo terreno, dici? Ma no, non voglio trovare alibi perché non ci sono alibi, quindi... Cioè, però non è il vostro terreno ideale, dai, non è il terreno ideale. Sì, non è ideale per noi, ma non penso nemmeno per loro, perché un giocatore che gioca a calcio, giocare su un campo magari... Però sono più abituati, sono più abituati. Sono scuse queste, magari. Cioè, se vogliamo vincere il campionato non dobbiamo guardare di certo il campo. Sei d'accordo, Cinzia? Sì. Io penso che loro debbano continuare a mantenersi lucidi, concentrati e senza farsi trascinare da null'altro se non dalla resa perfetta in campo, perché le qualità e il talento ce l'hanno, quindi non hanno nulla da temere, devono soltanto giocare concentrati, punto. Dall'altro lato avrete il sostegno perché c'è la tifoseria si sta organizzando, sì, e lo sta diciamo, cercando tra l'altro, di ecco, quindi. Cioè, io sono cugina del presidente di Passione Rossoblu, quindi Luca, che veramente veramente già da domenica sera ha detto allora quante persone mi danno già l'adesione, quindi siamo veramente malati da questo punto di vista, una malattia bella che ci fa piacere aver contratto, nel senso che veramente ce la stiamo mettendo tutta per garantirvi sostegno. E urla, io dico, allora quando sono stata domenica, ormai è un anno e mezzo che sono tornata a seguire in maniera assidua il campo basso, io lo racconto da bambina, tu Francesco mio padre lo conosci, certo. Mio padre faceva le foto per la squadra ai tempi. Ancora le fa bene le foto, dai, salutiamo il mitico Gino Calabrese, mitico sì. Gino Calabrese. E mi portava
entrava al campo, poi lui scendeva a fare le foto proprio sull'erba e io restavo da sola, 8-9 anni, insieme alle persone che facevano il tifo. Non avevo assolutamente paura, urlavo come una matta scatenata, ancora più di adesso. Ma poi perché questa lunga pausa, Cinzia? E poi c'è stato, papà ha avuto un terribile incidente nell'84 che lo ha costretto a stare ricoverato per 6 mesi. Caspita. A Roma, si frattura, mentre andava a seguire, io non lo dovrei dire, però andava a seguire le foreste molisane. Perché lui seguiva sia il calcio che il basket e quindi stava andando a seguire in trasferta con Gianni Oriente, che purtroppo non c'è più, la squadra, e sul raccordo anulare ha avuto questo terribile incidente e quindi per qualche anno lui, per forza di cose, non l'ha potuta più seguire la squadra. Vabbè, ti ha toccato questa cosa. Sì, tanto, quindi, in famiglia, certo, sì, tanto, certo, tanto, perché poi lui e mamma sono stati a Roma, al San Giovanni, perché l'incidente l'aveva avuto sul raccordo anulare, di conseguenza l'hanno ricoverato lì. Noi, io e mia sorella bambine... Vabbè, io scusami, qui, non volevo riaprire questa ferita. Vabbè, no, ormai abbiamo ampiamente superato, per dire, quindi per me... un ritornare all'infanzia, quindi per questo c'è questo entusiasmo che non scemerà mai. E poi ripeto, adesso che c'è questa società solida e voi che siete validissimi in campo, veramente l'appello, dicevo, io in curva domenica ho visto, ed è una cosa, tu mi puoi capire perché i bimbi piccoli, i figli giovani, piccolini, c'erano tanti bambini ed è una cosa veramente che emoziona, perché addirittura due o tre, addirittura col ciucciotto in bocca, però con quegli occhioni grandi che si vedeva che erano coinvolti. Ma questo è il bel calcio, no? Questo è il bel calcio, vedere... Anche quando ho fatto per un quadriennio olimpico l'addetto stampa per la FIDAL, avevo una passione sfrenata per le giovani generazioni e cercavo in tutti i modi di coinvolgere, di dare iniezioni di fiducia nel mio piccolo, chiaramente. Perché ritengo che, come dicevamo prima, lo sport ha un fascino particolare perché veicola, cioè, tiene insieme, diciamo, genera tutte le generazioni senza distinzioni di censo e soprattutto garantisce benessere sia a chi lo pratica e sia a chi lo vive dall'esterno, al tifoso che comunque in quelle due ore passa momenti veramente, cioè, che edificano. Certo, sono d'accordo. Allora, io farei il giro conclusivo e così vi libero. Certo. Allora, iniziando da Francesco D'Alellis, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Solo una cosa, Franco, stiamo parlando di uno sport non certo individuale, il calcio. Ecco, l'atletica è uno sport ovviamente individuale, a parte le staffette, no? Però vedi la passione, la serietà, la professionalità di questi atleti, la passione di chi come Cinzia segue la squadra anche in trasferta, possa insomma unire anche le varie discipline, no? Sì, alla base di tutto ci deve essere questa componente, che oltre che praticata in prima persona va anche trasmessa. Noi ci sforziamo di allevare ragazzi ai quali insegniamo come prima disciplina la lealtà. Bravo, bravo. La lealtà. Cioè, noi miriamo a creare nel nostro piccolo, non ci sentiamo certo educatori, non ci vogliamo sostituire a nessuno, però i nostri ragazzi devono essere leali perché devono essere in futuro dei cittadini modello. Cioè, devono sapersi comportare in ambito sociale. Sono d'accordo. E quindi questo è il primo obiettivo. Poi la ricerca del talento, l'atletica è alla costante ricerca del talento. Certo, talenti non se ne vedono tanti, perché come dicevamo prima, purtroppo l'obesità infantile è ai massimi livelli, soprattutto nella nostra regione. Quindi trovare un ragazzino che abbia qualità fisiche e abbia soprattutto volontà di dedicarsi a questo tipo di disciplina non è facile. E noi speriamo sempre che da un giorno all'altro venga fuori il talento,
ne abbiamo avuti in passato, quindi li conosciamo, è merce molto rara. Certo. Però non disperiamo di trovarne. Complimenti per quello che fate e per chiudere con te, che cosa ti senti di dire a chi ci sta seguendo, insomma, un approccio anche verso l'atletica, no? Un invito anche a praticare questo sport. Sì, io dico alle famiglie, lo dicevamo poc'anzi, evitare queste peregrinazioni attraverso tante discipline, soltanto perché il bambino vuol seguire l'amichetto o l'amichetta. Devono anche loro coinvolgersi nelle scelte. Certamente il tentativo va fatto, ma va fatto presso l'atletica, ma come presso anche gli altri sport. Certo, certo. Mi rendo conto che ci sono degli sport che hanno una componente ludica più attrattiva rispetto all'atletica, in primo luogo il pallone, ma voglio dire, da noi si pratica anche un po' di calcio, sia pure non in forma agonistica, però come elemento, come gioco aggregante, sì, lo pratichiamo certo, anche noi. Attività ludica che dicevi all'inizio. Però voglio dire, questo continuo, noi abbiamo avuto dei casi di bimbi che si sono iscritti nelle categorie esordienti, che poi sono spariti e poi sono riapparsi. Nel frattempo avevano cambiato 4-5 discipline. Non va bene questo, non va bene, perché il ragazzo non si fidelizza e non si appassiona a nulla, segue soltanto gli istinti o segue le mode del momento. Sono d'accordo. Bene, un passaggio conclusivo anche con te, Cinzia, cosa ti senti di dire, insomma? Intanto è stata una bella trasmissione anche questa sera. Sì, complimenti a te. No, complimenti a voi, perché la fate voi, io sono l'ultima ruota del carro qui, quindi... Io rinnovo l'appello alla cittadinanza a tornare a confermare il sostegno alla squadra. E che non vada via questo entusiasmo. Ecco, esatto, perché c'è di bello. Anche io forse in maniera egoistica lo dico, però veramente la squadra merita, e poi i risultati verranno, ne sono convinta. E un saluto a Massimiliano, ovviamente. Certo, a Massimiliano, che sto io, allora, ho poco potere a casa, però sto cercando di coinvolgerlo. Che brutto, infatti, termine, Danilo. Pian piano, lui è venuto in trasferta, la mia prima trasferta, io l'ho fatta l'anno scorso a Recanati, ed era febbraio, inizio febbraio, e lì mi ha accompagnato Massimiliano, è venuto lì e poi ad Agnone. Ad Agnone quest'anno, che è stata la gara di svolta. E piano piano lo sto portando in casa, diciamo, adesso che è bel tempo. Sono anche convinto, papà, che se lui si appassionerà, analizzerà in maniera minuziosa non solo le cellule, ma anche le partite del campo. Chiudiamo con questa battuta sull'anatomopatologo, dottor Massimiliano Guerrero. Allora, mi permetti di fare, io non so le sue condizioni, un abbraccio a William Colasurdo, perché davvero sta passando un brutto momento. Ci troviamo di solito in sala stampa dopo la partita. Dai, forza William, certo, mi raccomando, certo, non mollare. Esatto. Danilo, una battuta conclusiva anche con te. Cosa ti senti dire? Innanzitutto grazie per essere stato nostro ospite. No, vi ringrazio. Niente, il mio appello è quello di, come avete detto voi, di non smettere con questo entusiasmo, perché ci abbiamo messo un po' per crearlo e magari sta a noi continuare ad aumentarlo. Però niente, abbiamo bisogno, queste ultime 10 partite abbiamo bisogno veramente di tutti, e quindi il mio appello è questo qua, di starci vicino e cercare di fare qualcosa di incredibile, perché vincere un campionato così in rimonta sarebbe qualcosa di indimenticabile. Beh, non lo diciamo per scaramanzia, ma davvero qualcosa di incredibilmente bello potrebbe essere. Bene, in bocca al lupo per domenica. Grazie. Danilo, e in bocca al lupo per tutto, insomma. Quanti figli hai, Danilo? 3. 3, bene, numero perfetto, 3. Un saluto anche, un abbraccio alla tua famiglia. Grazie. Allora, ringrazio Danilo Alessandro, attaccante del Campobasso, grazie per essere stato con noi, Danilo. Di nuovo in bocca al lupo per domenica. Grazie all'avvocato Cinzia Calabrese. Grazie, grazie a te. Grazie Cinzia, grazie per essere stata qui. E ringrazio il presidente della Polisportiva Molise, Francesco
Dall'Ellis, grazie. Grazie Francesco e buon lavoro ancora con la tua società. Vi ricordo ogni giorno in edicola Primo Piano Molise con il Messaggero, vi ricordo anche che la replica di Molise Sport va in onda il venerdì pomeriggio alle ore 16. Grazie ancora e buon proseguimento.